Giornata molto intensa per il Torino qui a Riscone di Brunico. I Granata sono arrivati ieri, si sono allenati già ieri pomeriggio e oggi hanno sostenuto una doppia sessione di allenamento in entrambi i casi a porte aperte ai tifosi. Nella mattinata tanto lavoro senza palla, mentre nel pomeriggio si è lavorato molto col pallone, con tanto di partitella in famiglia che è durata una quarantina di minuti e che ha dato buone indicazioni sulla tattica che Ventura intende perseguire in vista della prossima stagione, ovvero tanto lavoro per i due esterni che dovranno essere in grado di coprire tutto il lato lungo del campo e due attaccanti molto vicini l'uno all'altro. Quel che è certo è che uno dei due attaccanti sarà Fabio Quagliarella, che oggi ha sostenuto le visite mediche al centro di medicina dello sport e che è atteso già questa notte a Riscone in ritiro con i nuovi compagni. È stata la giornata anche del ritorno, a dir la verità, anche piuttosto a sorpresa, di Sassà Masiello. Il terzino sinistro, svincolato lo scorso 30 giugno, è pronto a riabbracciare il Granata. Per il momento si è aggregato in prova, ma una cosa è certa, ovvero la stima di Giampiero Ventura, che l'aveva fortemente voluto già due stagioni fa e che potrebbe presto rimetterlo sotto contratto. Del resto, come ci ha riferito Giuseppe Vives in conferenza stampa, dicendoci: Masiello è sempre stato uno di noi, è molto probabile che lo spogliatoio accetterebbe di buon grado il ritorno dell'esterno napoletano. A proposito di Vives, oggi ha parlato in conferenza stampa, ha riferito di essere pronto ad accogliere tutti i nuovi arrivati, di aver lavorato con il gruppo per integrare tutti nel migliore dei modi possibile e che se ci sarà unità di intenti, come pare esserci, questo Toro potrà togliere non poche soddisfazioni ai tifosi. Lui dal canto suo si è detto pronto a dare una mano con la sua esperienza per permettere la massima integrazione per i nuovi arrivi, in particolare per Rubén Pérez, che il Torino gli ha affidato a mo' di chioccia come regista per il futuro. Il programma di domani prevede una doppia sessione di allenamento, ma soltanto il mattino ci saranno le porte aperte ai tifosi a partire dalle ore 9:30, mentre il pomeriggio si lavorerà soprattutto sulla tattica. Sarà con ogni probabilità la prima sessione di allenamento che vedrà Fabio Quagliarella riabbracciare il Toro dopo ben 9 anni. L'attaccante, infatti, come molti sapranno, se n'era andato nel 2005 da svincolato con il fallimento del vecchio Torino Calcio ed è tornato oggi per il Torino Football Club. Da Riscone di Brunico, secondo giorno di ritiro dei Granata, è tutto.